palco del Teatro Verdi di Monte San Savino Paolo Hendel con lo spettacolo Fuga da Via Pigafetta per la regia di Gioele Dix andato in scena mercoledì 15 febbraio. Il comico toscano è protagonista di una commedia ambientata in un'immaginaria Italia del futuro in cui la tecnologia svela tutte le sue derive tragicomiche. Io sono un babbo del 2080, la mia bambina 25 anni mi dice: oh babbo, ho finito gli studi e ho trovato finalmente lavoro. Dice: bene, dove vai? A Milano? No, vo su Marte. Porca maremma, capito? Alla faccia della fuga dei cervelli, perché potrebbe accadere questo fra qualche decina d'anni. Quindi rimango piuttosto a bocca aperta, diciamo, e lì nasce una storia. Io ho anche in questa mia vita, vivo in un piccolo mini appartamento e ho un computer domestico, capito? Che mi fa proprio, mi fa da, ma non da aiutante, perché poi è da suocera. Da suocera, bravo! Perché è prepotente, capito? Mi vuole insegnare a vivere, quindi c'è un continuo litigio, e anche quello è un elemento di gioco e di scherzo durante lo spettacolo. Poi si improvvisa anche, a volte ci si mette a ridere anche, non bisognerebbe, perché ci scappa da ridere, perché se ne tira fuori troppe quando le serate sono belle, come in queste zone dell'Italia, della mia Toscana, dove c'è il gioco col pubblico. Ci si diverte in modo particolare, e quindi alla fine c'è una sorpresa che non posso dire di questo babbo, perché la bambina, la figlia mi dice: sai che vieni anche te su Marte. Io su Marte, porca miseria, lì comincio veramente a preoccuparmi e mi immagino le mostruosità che ci sono nello spazio, altro che meraviglioso ordine dell'universo, no? Noi ci sta questa visione romantica, cioè, guarda una stella cadente, esprimi un desiderio, sì che mi caschi in testa, porca maremma. Altro che stelle, sono, tu mi insegni che siamo gente che ha studiato, frammenti da asteroidi in fiamme che precipitano sulla Terra. Certo, bisogna vedere quanto sono grandi. E questo è vero.